prima della visione di questo video volevo dirvi che questo è un video che ha il solo scopo di intrattenere e cercare di sdrammatizzare il brutto periodo che tutti abbiamo vissuto. Tenendo a mente ciò, buona visione. Quarantena. Effetti collaterali. Fase 2. Ah, finalmente posso iniziare a parlarvi della mia quarantena. E sti cazzi! E tutto sommato non è stata poi così male. Andiamo bene! Anche con lo smart working, per esempio. Smart working. Mi sono praticamente abituato subito. Oh, me senti? Oh, oh. Quando lo devo pubblicare? Oh, oh. Eh no. Oh, oh. Eh no. Oh! Mannaggia, sta connessione de me. O forse no. E mentre tutti puntavano il dito sulla Cina, io la cosa l'ho immaginata un pochino diversa. Torniamo indietro. Anno 2019. Dicembre. Pronto, Morgan? Mi senti? Oh, ma non saprei, guarda, questa cosa del featuring con Bugo non è una grande idea, secondo me. Non vi vedo compatibili. Sì, capisco, capisco. Un attimo che devo rovesciare un po' di influenza nel mondo, sai, per gli anticorpi. Come ti dicevo, secondo me non è una grande idea questa cosa del featuring. Oh, cazzo. Ti richiamo. Ma poi che luogo straordinario è diventato internet. Complottisti ovunque. Il Covid è una malattia che ci hanno buttato addosso i poteri forti. Le scie chimiche che hanno inquinato per anni i nostri cieli. Ci hanno contagiato con il 5G. Tutta colpa dei cinesi che mangiano i pipistrelli crudi e sciapi. Al suono giapponese. Io? Nah, io ho vissuto la guerra. Non sarà di certo un'influenza a fermarmi. Questa è colpa di Facebook, cazzo. Ma poi volete mettere la bellezza di vedere le persone che passano da questo? Oh, bro. Oh? Da quanto tempo è questo cappuccino? Boh, credo 2 settimane. No, perché sembra yogurt. Boh. Vabbè. A questo. No, bro, strofina, strofina bene, strofina intorno, i pollici. Mi prudenna. No, strofina, sono toccato col naso. A doccia. Straordinario. Che poi detto tra noi non vedo l'ora di raccontare questa storia ai miei nipoti un giorno. Ma ve lo immaginate? Fantastico. Nanno, ma quindi hai vissuto la pandemia da Covid? La pandemia, che tempi. È stata dura. Nipote mio, devi sapere che siamo andati in guerra. No. Oh. Ma a uccidere le persone? Santo cielo, no, volevo dire sparato a qualcuno. Sul divano, ok? Siamo stati sul divano a non fare un cazzo la mattina alla sera, va bene? Ecco, l'ho detto. Ma bambini, insomma, tutto sommato credo che questa pandemia ci abbia insegnato qualcosa. Non ero ubriaco. No, so, ditemi la vostra nei commenti. Io vi invito come sempre a lasciare un like a questo video, iscrivervi al canale, mettere mi piace alla pagina Facebook di scuola.net, iscrivervi anche al nuovo canale di Scuola TV che abbiamo appena aperto e vedrà tante belle cose quel canale. Insetti di varie qualità, cosse di varie qualità. Quindi iscrivetevi. Pesce migliore, a prezzi bassissimi. E niente, io vi saluto e...